Si festeggia oggi a Petralia Soprana Dolce Natale nel borgo più bello d'Italia. When the children listen and dream. Petralia Soprana, eletto recentemente il borgo più bello d'Italia, vive un momento di grande festa, continua durante l'arco del periodo natalizio. Come possiamo sentire, le musiche del Natale hanno preso il nostro comune. Festeggiamo oggi il Dolce Natale, ma è quello che è più importante durante tutto il periodo natalizio, è quello di festeggiare attraverso la 12ª edizione del Presepe d'Incanto quelli che sono i momenti di grande emozioni che si possono vivere all'interno del Palazzo Pottino, uno dei palazzi nobiliari che trovate nel nostro centro storico. Si snoda con forti emozioni da vivere, da poter ascoltare attraverso il racconto della narrazione della Natività e le immagini che possono coinvolgere quello che è il visitatore, quello che è Petralia Soprana, quello che è la Natività. Ma noi possiamo continuare a vedere e apprezzare le bellezze di Petralia Soprana. Li possiamo apprezzare perché Petralia Soprana, ricordo tutti, il paese più alto delle Madonie, paese che si trova in mezzo al parco delle Madonie, paese in mezzo alla natura, al paesaggio verde, al paesaggio pieno di natura, c'è anche il paesaggio pieno di arte, con tanta cultura, con tante bellezze, con tanti monumenti che ci sono da poter visitare nelle chiese, chiese bellissime, chiese ricche di opere d'arte, con quelli che sono le opere che possono essere viste dal visitatore anche in quelle che sono i palazzi nobiliari, a quelli che sono la miniera del sale, unica, la miniera la più grande d'Europa ancora oggi, sito estrattivo, con quelli che sono i paesaggi che si possono apprezzare guardando dagli scorci del Belvedere di Petralia Soprana, che si può arrivare a vedere fino all'Etna, che si possono vedere paesaggi immensi e pieni di natura. Ecco, Petralia Soprana, oltre ad essere un paese fresco e frizzante, è anche un paese caldo che sa accogliere il turista e che può far gustare al turista quelli che sono i piaceri dell'enogastronomia locale, con quelli che sono i prodotti genuini, con quelli che sono i prodotti della nostra terra, perché Petralia Soprana è ricca di agricoltura, di prodotti a chilometro zero che possono essere acquistati e possono essere gustati da chi viene a trovarci nella ristorazione presente nel territorio, ma anche da poter portare via e gustare alla propria casa. Ecco, io vi aspetto insieme con tutta la comunità di Petralia Soprana a venire a visitare Petralia Soprana, il nostro borgo, il borgo più bello d'Italia. Rimarrete colpiti dalle bellezze di Petralia Soprana. Nell'ambito delle iniziative previste oggi a Petralia Soprana anche uno show cooking con il maestro Giovanni Cappello. Cosa ci preparerà? Oggi faremo la cassata siciliana nel borgo più bello d'Italia, uno dei dolci più importanti che rappresenta la nostra terra. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Maestro Cappello, dico, visto così sembrerebbe una cosa facile da realizzare, ecco, ma quanta esperienza ci vuole per preparare una cassata così? Più che esperienza ci vuole amare il proprio lavoro, poi tutto viene facile.
Sindaco, non potevamo finire che in dolcezza questa serata con questo show cooking bellissimo. Bellissimo, gustosissimo quando l'assaggeremo. È la prima manifestazione del dolce Natale a Pedralia Soprana e finire con un dolce così non poteva che finire in grande bellezza. Dancing in the dark with you between my arms.